Allora, c'è un filmato molto bello all'interno del percorso dove si racconta Cinecittà e si arriva nella sala dedicata a Federico. In questo video dove Federico, come lei dice, è un Federico lui meme, no? Che si racconta. Molto Federico parla di Cinecittà, ovviamente. E come, che cosa dice Cinecittà Italo? Ma riconosce che Cinecittà per lui non è solo un luogo dove ha lavorato, ma un luogo che lo risanava, che lo sanava di ogni problema. E dice espressamente: poteva avere mal di testa, mal di cuore, qualunque cosa che in qualche modo mi potesse dare fastidio, entrando a Cinecittà mi passava tutto. Allora ho pensato che fosse quasi come dire, un esorcismo, e quindi ho cercato di lavorare il più possibile a Cinecittà e ho persino sognato di avere una casa a Cinecittà. Io sono un inquilino di Cinecittà.